Nella sede del Consiglio regionale della Campania al centro direzionale, in sala Nassiria, si è tenuto per il nono anno l'evento Facciamo un pacco alla Camorra, promosso dalla seconda commissione speciale anticamorra e beni confiscati e dalla presidenza del Consiglio regionale della Campania. Hanno partecipato la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, il presidente, la vicepresidente e il segretario della commissione Carmine Mocerino, Enza Amato e Vincenzo Viglione e il presidente del consorzio NCO. Nel cesto natalizio i prodotti provenienti dai beni delle terre confiscate alla malavita e promosso nell'ambito dell'iniziativa del consorzio Nuova Cooperazione Organizzata in collaborazione con il comitato Don Peppe Diana e Libera. Noi siamo la regione in Italia che ha la legislazione più avanzata sul riutilizzo dei beni confiscati e stiamo lavorando per la valorizzazione di tanti beni che ancora, anche se confiscati, non sono utilizzati al meglio, mettendoci impegno, risorse. C'è un confronto con tutte le regioni d'Italia e siamo entrati nel coordinamento ristretto delle regioni italiane con la rappresentanza di Mocerino per la regione Campania, perché ci riconoscono tutti di essere capofila in questo lavoro e quindi vogliamo fare in modo che ci sia un impegno maggiore anche del governo rispetto a una valorizzazione dei beni confiscati, che naturalmente non riguardano solo la Campania o solo il Mezzogiorno d'Italia. Questa iniziativa che facciamo da anni è anche un messaggio perché si possa acquistare questo pacco alla Camorra, che è prodotto da una cooperativa che gestisce un bene confiscato, ha prodotti che vengono appunto fatti da questi terreni e che credo che sia utile, che chiunque può, invece di fare regali che magari poi si cestinano persino, possa insomma acquistare un pacco alla Camorra e far sì che possa essere donato, e diventa anche una battaglia di civiltà per valorizzare chi lavora sui beni confiscati.